è del coatto e quindi lui coattissimo torna a casa, lei si è appena fatta le unghie tutte disegnate, sta là sul divano che spera che lui se ne accorga, si è fatta fiori, farfalle sulle unghie e sta lì sul divano che l'aspetta. Lui torna, non si accorge di niente, però la guarda con sentimento, la guarda negli occhi con amore, con ardore e gli dice: hai lavorato con impegno per tutta la settimana, te meriti di passare un sabato davvero da gran signora. Amore mio, te lo meriti e te voglio portare in un posto speciale. Preparate che oggi andiamo al centro commerciale. E tu te sei preparata, te sei acchittata e improfumata con grandissimo riguardo, i tacchi, i leggings argentati e la pellicetta di leopardo. Giriamo un'ora per il parcheggio per poi lasciare la macchina messa male, ma è il giusto prezzo da pagare per chi vuole risultare, perché noi famo un grande ingresso che rilasciamo tutti senza parole. Tu con in braccio il cagnolino e io in tuta e con gli occhiali da sole. Sono queste le soddisfazioni di una vita a faticare, che sia in discoteca, in spiaggia o al pub, noi ci dobbiamo sempre stare. Pure se c'è un affollamento che quasi non si respira, noi famo i bravi e zitti zitti se mettiamo in fila, perché io me lo sento, amore mio, prima o poi il turno nostro arriva. E tu lo sai, io ci sto a mettere un sacco di iniziativa. Gratta e vinci tutti i giorni, picchetto, super enalotto, win for life. Ogni tanto mi gioco pure i cavalli con gli amici giù alla SNAI, ma da cert'ora verso le 9 e il centro commerciale chiude e noi se ne torniamo a casa un po' straniti. Eppure dopo sto giorno dei successi, com'è che se siamo rattristati? Amore mio, non fa così, lo sai che al sorriso tuo ce tengo, per tirarte sul morale mangiamo dal cinese e andiamo al bingo. Andiamo al bingo, te pio 10 cartelle, 10, che so sicuro che stavolta ci dice bene. E sabato prossimo al centro commerciale ci andiamo col Mercedes. Amore mio, la vita è una corsa, non si pia mai fiato, pare che stai lì lì al traguardo, ma in realtà non sei ancora arrivato, come se ogni volta te lo spostano più lontano, ma il fiato è sempre meno e tu lo puoi indicare solo con la mano. Quando ero ragazzino e sul futuro mio mi facevo le domande, non è proprio così che mi immaginavo di vivere alla grande, ma amore, su, non va così, che stasera ci aspetta un seratone, se mettiamo sul divano e se godiamo la vita, c'è sta Temptation Island in televisione.